Rieccoci, proseguiamo subito con questa nuova rubrichetta cinefila, nuova location, perché ormai lo sapete, a volte sono a Pesaro, a volte sono a Roma, a volte chi lo sa, nuova location, ma stessa felpa di Pampling. Tra l'altro approfittatene perché questo mese c'è il Black November, quindi un sacco di offerte sulle magliette, su altri prodotti. Ogni giorno ne pubblico una sul mio Instagram, quindi stateci attenti, sempre usando il mio codice sconto PAGNO28. Parliamo ora di Eternals, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Intanto faccio una breve premessa sul mio rapporto con la Marvel. Io sono sempre stato, fino a un paio d'anni fa, uno che diceva: non mi interessa molto il genere, non mi importa dei supereroi, ma questo anche perché avevo visto a suo tempo il primo Iron Man, il primo Avengers, non mi avevano convinto e allora avevo un po' lasciato perdere. Dopodiché, ero andato a vedere al cinema, non so bene per quale motivo, ma ne avevo sentito talmente tanto parlare che ero andato a vedere Infinity War e mi era piaciuto molto. Poi Endgame mi era piaciuto. Nonostante non avessi poi il background, non avessi visto ancora i singoli film degli altri supereroi, i due Guardiani della Galassia mi avevano molto divertito. Una sera ho detto: guardiamo su Netflix Spider-Man Homecoming. Lì sono impazzito, ho detto: no, ok, mi piacciono, devo ricominciare dal primo. E quindi sono tornato al primo Iron Man del 2008, che avevo già visto, ma come se non l'avessi visto, non mi ricordavo niente, mi è piaciuto un sacco. Da lì devo dire che mi sono piaciuti tutti, alcuni più, alcuni meno, ovviamente, però tutti mi hanno intrattenuto. Secondo me è un livello molto alto di intrattenimento, e se lo dico io che non sono così tanto appassionato del genere. Ora, dove ero rimasto io prima di vedere questo Eternals? Ero rimasto alle serie, ovvero ho visto WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, ma non ho ancora visto, devo recuperarli, Black Widow e Shang-Chi e anche la serie animata What If. Però ho cercato di informarmi prima, mi hanno detto che comunque non c'erano collegamenti con questi film e potevo vedere tranquillamente anche prima Eternals. Che secondo me, e parto subito col dire che mi è piaciuto davvero tanto, 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 rappresenta uno dei picchi più alti toccati dall'MCU, sia per l'estetica che per le tematiche trattate. Perché nonostante, insomma, ci fossero dei contenuti importanti anche negli ultimi due Avengers e in Doctor Strange, o almeno tematiche diciamo più alte che a me coinvolgono di più, qua attraverso la premessa di questi eterni che attraversano tutti i millenni della storia dell'umanità, dove ci si pone il quesito: ma se avete questi poteri incredibili avreste potuto fermare i conflitti mondiali, tutte le brutture, i disastri, le guerre, le cose brutte del mondo, perché non l'avete fatto? Eh no, perché noi siamo progettati solo per combattere questi devianti. Cerco sempre di non fare nessuno spoiler, questo insomma è l'incipit, il soggetto. Ecco, partendo da questo assunto si arrivano ad affrontare tematiche come tutta la storia dell'umanità. Infatti vediamo soprattutto nella prima parte un sacco di salti temporali, l'evoluzione dell'umanità che non può esserci senza un conflitto, problemi di natura etica, morale, filosofica, politica, ma anche attraverso i singoli personaggi, tematiche più inerenti più alla sfera emotiva ma anche etica di ognuno di noi. E in che modo mette insieme tutte queste cose? Perché c'era il rischio magari di fare un'accozzaglia di robe o che risultasse un film pretenzioso, visto comunque la natura dei film Marvel che rimangono prodotti di intrattenimento. E invece lo fa con una sceneggiatura molto solida che riesce a dipanare nel corso della sua storia molto bene tutti questi elementi, risultando chiara. Poi chiaramente è un film che più lo vedi più arrivi a notare cose, dettagli. Io sicuramente mi sono perso delle cose a questa prima visione. Dicevo, risultando chiara con spiegazioni inserite in modo intelligente, contestualizzato all'interno di alcuni dialoghi, ecco, non attraverso quegli spiegoni che dici: ah sì, adesso mi fa lo spiegone. Quindi l'ho trovato molto ben scritto, ben strutturato, sia per come affronta tutte queste tematiche, sia nella scrittura dei personaggi, perché anche lì la cosa fondamentale è, per quanto un film possa narrare tematiche così alte e importanti, è fondamentale intrattenere lo spettatore, soprattutto in film di questo genere, e che si empatizzi con i personaggi. E i personaggi li ho trovati tutti molto molto ben caratterizzati, ci si riesce ad empatizzare, hanno una loro evoluzione, da quelli più seri a quelli che devono essere più divertenti, quindi abbiamo il comic relief e non solo uno, ma con una
comicità, un'ironia molto molto intelligente, mai forzata o banale, che è un tratto abbastanza distintivo di tutti o quasi i film Marvel, ma in questo film ancora di più, perché c'è un'ironia a volte anche meta linguistica, meta cinematografica. Si arriva addirittura a fare riferimento a certi personaggi della DC, e attraverso soprattutto il personaggio di King, che ai giorni nostri è diventato questa star di Bollywood, si ironizza anche un po' sul cinema di supereroi. Anche dal punto di vista tecnico è interessante vedere come la regia, la visione di Chloe Zhao, ho appena sentito la pronuncia su Google, Chloe Zhao dovrebbe essere, che avevamo apprezzato qualche mese fa in un film molto più intimo, indipendente, come Nomadland, si sposi con un blockbuster di questa portata. E funziona molto bene, devo dire, perché è un film ad ogni scena anche molto piacevole, ecco, dal punto di vista visivo, nella regia, nell'uso dei colori, della fotografia, senza entrare troppo nello specifico perché non è una cosa troppo di mia competenza, però ho molto apprezzato. Per concludere, quindi, posso dire che grazie a tutti questi lati positivi che ho citato, lo trovo un film che può risultare almeno piacevole per chiunque, perché riesce comunque a coniugare perfettamente intrattenimento e tematiche di un certo livello senza risultare pesante, e non so se l'ho detto già all'inizio, ma per me rappresenta uno dei picchi più alti dell'universo Marvel, proprio per il modo in cui riesce a fondere tutti questi elementi. E cosa importante, nonostante alcuni piccoli riferimenti nei dialoghi a film precedenti, a qualche personaggio, è un film che si può godere chiunque da zero, senza che abbia nessun background, cioè uno può anche non aver visto mai nessun altro film della Marvel, andare a vedere questo. E poi vabbè, è chiaro che se no, se, ma quando continuerà la storia degli Eterni con i prossimi film, penso si aggiungeranno dei collegamenti, prima o poi i mondi si fonderanno, però questo qui uno lo può andare a vedere al cinema pure vergine, senza sapere assolutamente nulla del resto dell'universo Marvel, e goderselo. Mi dispiace molto per queste polemiche che sono state sollevate da una parte di pubblico, ma forse anche di critica, che hanno causato una specie di shitstorm che è andata ad attaccare il rating, mi pare, su Bad Taste a causa di questo bacio omosessuale. Non è spoiler, è una singola scena che si vede nel film, tra l'altro avviene in un modo molto naturale e anche inaspettato, cioè io almeno fino a quel momento non avevo capito che i due fossero una coppia, in una scena di distacco anche molto poetica, con quella canzone di sottofondo bellissima che c'è in un sacco di film, tra l'altro quella che fa Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you say goodbye. Bella. Comunque questo è quanto, è tutto ciò che avevo da dire su Eternals. Fatemi sapere se l'avete visto e cosa ne pensate. Ci si becca alla prossima, non so se con un'altra pseudo recensione. Comunque sto montando anche, ho ripreso a montare un po' di voci che avevo girato un po' di tempo fa, e ci vorrà un po', ma prima o poi arriverà qualcosa. Ah, e dimenticavo, prima di chiudere volevo dire che adesso si sarà spostata un po' l'inquadratura, se volete sostenere il canale oltre all'acquisto dei prodotti Pampling c'è anche la possibilità di abbonarsi a questo canale. Ci sono 5 livelli di abbonamento, il primo è puramente simbolico perché parte da 1,99 euro. Ci sono vari vantaggi che potrete ascoltare nei dettagli nel video dedicato agli abbonamenti che sta giù nell'info box. Io vi ringrazio se lo farete, vi saluto e alla prossima, ciao.